Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Il 12 aprile del 1970 un'intera isola ha festeggiato un traguardo sportivo che pareva impensabile. Mai una squadra del Sud Italia aveva conquistato lo scudetto nel calcio, in uno scenario che nel dopoguerra era stato dominato dalle grandi del Nord, ovvero le squadre di Torino e Milano, con gli exploit delle formazioni dell'Appennino tra Firenze e Bologna. E proprio la Fiorentina passò il testimone al favoloso Cagliari che, dopo aver conquistato nel 1964 la prima Serie A della sua storia, attraverso i suoi tre bracci armati, Andrea Arrica alla dirigenza, Manlio Scopigno in panchina e Gigi Riva in campo, arrivò alla conquista di un tricolore indimenticabile. In questa nostra nuova puntata, l'Isola Balla, lo storico scudetto del Cagliari del 1970, una festa per tutta la Sardegna. Cagliari storie, una bella storia, una bella storia sportiva. Accanto a me oggi in studio qui c'è il collega che ha seguito molte volte per i microfoni della televisione il Cagliari, Nando Martellini. Nando, volevo dire una cosa, abbiamo aspettato tanto che venisse questo Cagliari, anzi c'è stato un piccolo qui pro quo. Una volta l'abbiamo invitati e adesso giustamente Arrica me l'ha ricordato, dovevano partire immediatamente perché avevano un giorno di libertà e allora non sono venuti alla Domenica Sportiva. Allora noi, per accontentare gli sportivi sardi, abbiamo detto non sono venuti, peccato, sarà per un'altra volta. Insomma, adesso sono venuti, ma col tricolore, te li consegno tutti per le interviste. Presentiamoli innanzitutto, li abbiamo visti sul campo, adesso vediamoli qui ospiti della Domenica Sportiva. Albertosi, Zignoli, Mancin, Cera, Nicolai, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva, diciamo, forse non l'avevate riconosciuto. E scambiamo qualche domanda con i campioni d'Italia. Ecco Albertosi. Risulta, Albertosi, che lei lasciò Firenze 2 anni fa un po' con il broncio. Non gradiva il viaggio in Sardegna. Quanto ci mise per capire che Cagliari sarebbe stata la sua città e il Cagliari la sua squadra? Lo capii quasi subito, forse ero l'unico che avevo detto che il Cagliari avrebbe potuto vincere lo scudetto. Ci eravamo andati vicino l'anno scorso, l'abbiamo vinto quest'anno, con un anno di ritardo, ma l'abbiamo vinto. Ma Scopigno dice con un anno di anticipo. Scopigno... Cioè, significa che lo vincerete anche l'anno prossimo, insomma, questo in pratica significa. Speriamo di confermarlo. Senta, lei nella prima parte di questo campionato è stato praticamente disoccupato. Nella fase finale invece è stato protagonista della squadra, ha fatto grandi parate, tanto da risultare decisivo nello scudetto, quasi come i gol di Riva. Ha preferito la parte tranquilla del suo campionato oppure questa molto difficile del finale, quella in cui ha guadagnato il premio dello scudetto, insomma? Guardi, io avrei preferito stare tranquillo. Comunque se va bene come è andato sempre ultimamente, mi auguro che sia questa qua. Anche perché ha messo in mostra la sua bravura. È vero, Albertosi, che lei è un'ottima ala sinistra? Rende più come portiere o come ala sinistra? No, come portiere, non so chi gliel'ha detto, ma come portiere. Mi risulta che lei gioca alla sinistra anche durante gli allenamenti. Qualche volta, no, ho giocato mercoledì, gioco all'ala sinistra all'estate. No, perché dovrei rimproverarla, perché come ala sinistra avrebbe scelto proprio l'ultima squadra dove doveva andare. Veramente ha ragione. Non è che ha molte probabilità di giocare con il numero 11. Anche la storia del Cagliari campione d'Italia, come quelle di tutte le squadre che hanno saputo costruire imprese storiche nel calcio, affonda le radici negli anni precedenti. La stagione 1963-64 è quella che dà inizio a tutto, perché spalanca al Cagliari e per la prima volta alla Sardegna le porte della Serie A. Il presidente è Enrico Rocca, in panchina c'è Arturo Silvestri, ma soprattutto in squadra c'è un nuovo bomber, Luigi Riva da Leggiuno, un lombardo schivo che trova nella Sardegna una seconda casa.
Gli insulti dagli spalti di tutta Italia mi hanno fatto sentire subito uno di voi, disse in un'intervista. Ma certo che si può diventare sardi. Successe a tutti quelli della squadra di allora, perché quando fuori ci chiamavano pecorai, banditi, era inevitabile incavolarci. E allora vincevamo di più. Sicuramente i torti che subivamo allora noi sardi hanno contribuito a farmi identificare con questo popolo. Sono 50 anni che giro l'isola, ho incontrato gente meravigliosa. All'epoca scegliere la Sardegna era una pazzia, erano i tempi del ti sbatto in Sardegna. Eravamo la regione peggio considerata in Italia. Gli aerei in ritardo erano sempre quelli per l'isola, la Costa Smeralda l'hanno scoperta dopo. Dopo il salto in Serie A si capisce che il Cagliari ha tutto per non essere una meteora e si assesta nella colonna di sinistra della classifica, con un eccellente sesto posto all'esordio nel massimo campionato. Tanto che all'epoca i servizi giornalistici e televisivi si interrogano: la Sardegna può permettersi una squadra di alto livello in Serie A? L'avete riconosciuto? È Luigi Riva, l'asso del calcio italiano, attaccante del Cagliari. Nell'ultimo calciomercato, un calciomercato un po' folle, il presidente dell'Inter ha offerto per l'acquisto di Riva 1.300.000.000. Una volta, in un'intervista, l'insigne cannoniere si definì la bandiera della Sardegna. Riva è di Legiuno, in provincia di Varese. Da qualche anno segna molti gol per il Cagliari e la tifoseria sarda gliene è grata, anzi, non soltanto la tifoseria. Cagliari non era mai riuscita a sostenere una grande squadra. Il sodalizio locale milita in Serie A da appena 5 anni. Ora il fenomeno Cagliari, questa squadra cenerentola che contende il primato ai grandi club del nord, ha finito per suscitare l'interesse anche di strati solitamente indifferenti alle manifestazioni sportive. Persone anziane che non hanno mai messo piede in uno stadio, le domeniche di campionato domandano: beh, adesso il Cagliari è a destra o a sinistra? Se trovate oscura la domanda, certamente d'apparenza stravagante, eccovene subito la spiegazione. Questi uomini anziani hanno visto per la prima volta la classifica su uno schermo televisivo. Le prime 8 squadre nel colonnino di sinistra e le altre 8 nel colonnino di destra. Se il Cagliari sta a sinistra, vuol dire che le cose tutto sommato vanno bene. Ma non si deve pensare a una folla fanatizzata. Anche rispetto al calcio spuntano i gruppi del dissenso. Quelli che si chiedono se l'isola con tutti i suoi problemi può permettersi una squadra di così grosse ambizioni. Quelli che hanno da ridire perché si pensa a costruire un nuovo stadio per 50.000 spettatori anziché opere civili di maggiore urgenza. Fiorisce il dibattito. Noi a Cagliari siamo molto arretrati, altro che calcio. Lei mi chiede se sia meglio avere Riva o avere un ospedale. Le dico, per Cagliari almeno è meglio avere un ospedale. Abbiamo un ospedale civile che è lurido, è sporco e vecchio, insomma. Un ospedale dove vi sono gli ammalati che dormono nei corridoi, letti accatastati uno a fianco all'altro, servizio sanitario molto scadente. Certamente avere Riva è una bella cosa, ma avere un ospedale funzionale, una città di 227.000 persone, è una cosa molto più bella, insomma. Beh, io sulla questione di Riva non ce la vedo assolutamente, che si intromettano per la questione cercando ospedali e queste altre cose. Se lo sport è sport, vedo che sia sempre necessario fare lo sport. Per altre cose ci penseranno le altre autorità. Il fatto è che venendo in Riva la società non cederebbe le 4 per un altro ospedale, ma comprerebbe degli altri giocatori. E sono un fanatico del Cagliari, però se risolvessero i problemi degli ospedali, come si dice che in Sardegna non ci sono ospedali, e i problemi della pastorizia, pur essendo un fanatico del Cagliari, ma se risolvessero questi problemi, accetterei anche che il Cagliari trovesse in Serie B, ma penso di no, perché il Cagliari è stato in Serie B, in Serie C e anche in promozione, ospedali non ce n'erano allora e ce n'è tanto meno adesso. D'altronde questo discorso, se vale per il Cagliari, potrebbe valere, non so, per altre città, Milano, Torino, dove anche loro hanno dei giocatori che valgono tanto, quale Anastasio, o Mazzola, o Rivera,
E anche quelle città hanno i loro problemi. C'hanno anche loro i baraccati, gli operai che vivono nelle baracche. E perché anche loro non vendono questi giocatori e sistemano questi operai baraccati? L'ente regione passa al Cagliari ogni anno 100 milioni. Qualcuno protesta e attizza veementi polemiche. Ma i più sono favorevoli a questo travaso di pubblico denaro nelle casse del Cagliari. Siamo un paese di tradizioni municipali. C'è l'antagonismo delle città tra loro. C'è il sud che cerca nel calcio la rivincita sul nord. Poi, nel caso del Cagliari, a tutto questo si aggiunge l'eccitazione gioiosa che dà il confronto vittorioso con chi è privilegiato dalla natura. Rivive il mito di Davide e del gigante Golia. Il debole che schianta il potente, il povero che prevale sul ricco. Io ero 10 anni emigrato in Svizzera e ogni qualvolta che il Cagliari si trovava a giocare in trasferta, per noi sardi era una sensazione per poterla seguire o a Milano o a Torino. Ogni vittoria del Cagliari contro del Nord è una rivincita dei poveri. Nonostante le perplessità, il Cagliari resta in alto in classifica. Gigi Riva il 27 giugno 1965 in Italia-Ungheria diventa il primo giocatore rosso-blu a vestire la maglia della nazionale e nella stagione 1966-67 realizza 18 gol in Serie A nonostante un grave infortunio subito in maglia azzurra. Col passare del tempo diventa evidente però che il presidente Rocca non può sostenere il peso di un club di Serie A con ambizioni europee. Il Cagliari passa nelle mani di Efisio Corrias, presidente della regione Sardegna, che scongiura il pericolo della cessione di Riva, trasformando il club in una società per azioni con le imprese Sir di Porto Torres, Cartiera di Arbatax, Tessili Beretta di Villa Cidro, Petrolchimica Macchiareddu di Assemini e Saras di Moratti, che si impegnano a versare un contributo annuale per la gestione economica della società. Soprattutto vennero dati i pieni poteri ad Andrea Arrica, il dirigente che aveva portato Riva dal Legnano alla Sardegna. Nel 1968 il Cagliari è già da titolo, ma un campionato appassionante viene vinto dalla Fiorentina di Pesaola. Il Cagliari ha probabilmente la coppia d'attacco più forte del mondo in quel momento. Riva Boninsegna e il girone d'andata è un crescendo rossiniano. 3-0 alla prima giornata al Palermo, 6-1 in casa del Varese, 4-2 all'Olimpico contro la Roma e ancora 2-1 sul terreno della Juventus. Dopo il titolo d'inverno però il Cagliari frena e Arrica capisce che lo scudetto si vince difendendo e non attaccando, soprattutto in Italia. E così la mossa che potrebbe rompere il giocattolo si rivela quella decisiva, via Boninsegna che passa all'Inter, dentro Angelo Domenghini, Bobo Gori e Cesare Poli. Soprattutto nel campionato 1968-69 è tornato in panchina Manlio Scopigno, l'allenatore filosofo. Dunque, Scopigno, di lei hanno detto lo scettico blu, l'enigmatico, il filosofo, il sornione, lo squalificato. Ma insomma, Scopigno, lei chi è? Come si può definire? Uno che c'ha sonno in questo momento. Un umorista. Bravissimo. Senta, Scopigno, veniamo. Formidabile. Veniamo al suo Cagliari. Ha vinto lo scudetto, lo ha vinto forse con un anno di ritardo, secondo lei? No. A parte il dottor Arrica ringrazia tutto il mondo, quindi non posso ringraziare nessuno. L'ha vinto l'anno giusto, forse con un anno di anticipo, direi. Ha vinto l'anno giusto, forse con un anno? Forse un anno di anticipo. Senti, lei passa per essere l'allenatore più anticonformista che esista per quanto riguarda il suo metodo di lavoro. È un anticonformismo positivo, dato i risultati. Lei come definisce la figura dell'allenatore? Chi è l'allenatore per lei? Ma io direi che anticonformisti sono gli altri, no? Scopigno, niente ritiri, libertà massima, fiducia massima ai calciatori, quindi... E allora? E allora lei... Il calciatore del Cagliari dice che sono pochi, non è vero che siano tanto pochi, no? Sono 16, mi sembrano sufficienti. E stanno sempre bene. Sono liberi di fare quello che vogliono, ma sanno quello che fanno, nessuno ha mai mancato alle regole di un vivere civile, no? Non credo che sia merito mio, penso che sia merito loro.
Scopigno era già stato individuato come la guida ideale per una squadra che, coccolata da un'isola intera che vedeva un riscatto sociale nelle imprese del suo team, aveva bisogno di molle particolari dal punto di vista motivazionale per scattare nel modo giusto. Ma nell'estate del 1967 Scopigno era stato protagonista di un incidente diplomatico. Il Cagliari partecipò al campionato statunitense con il nome di Chicago Mustangs, un'operazione tra le tante che all'epoca provavano a promuovere il calcio a stelle strisce. Durante un ricevimento presso l'ambasciata italiana a Washington, fu sorpreso ad urinare nel cortile. L'episodio portò con sé una scia di polemiche che causarono l'allontanamento del tecnico dalla guida dei rossoblù per la stagione successiva. Scopigno quel gruppo lo aveva studiato da tempo. Pierluigi Cera raccontò così il suo impatto con la squadra. Scopigno era arrivato da poco, eravamo in ritiro per una partita di Coppa Italia in 7 o in 8. In barba alle regole, ci eravamo dati appuntamento in camera per giocare a poker. Girava anche qualche bottiglia che non ci doveva essere. Ad un tratto si apre la porta, è Scopigno. Oddio, penso, ora ci ammazza. Scopigno entrò, prese una sedia, si sedette vicino a noi e disse, tirando fuori un pacchetto di sigarette: do fastidio se fumo? In mezz'ora eravamo tutti a letto e il giorno dopo vincemmo 3-0. Il Cagliari inizia il campionato 1969-70 con una squadra che, facendo girare soli 16 elementi, si rivelò una macchina perfetta. Gori come spalla di Riva fu meno prolifico di Boninsegna, ma aprì una marea di spazi in più per Riva, che segnò 21 gol nella sua migliore stagione di sempre. Domenghini all'ala destra era già in nazionale, a centrocampo si muoveva un vero cavallo pazzo come Claudio Nenè, un Tardelli con la classe di un brasiliano. Infine Poli, utilizzato come jolly, venne impiegato da libero, terzino, stopper e mediano a seconda delle necessità. Albertosi a sua volta subì appena 11 reti, un record che è rimasto imbattuto nei tornei a 16 squadre in Serie A, e la difesa del Cagliari fu praticamente portata in blocco in Messico ai mondiali, il che diede l'assist a Scopigno per un'altra delle sue memorabili battute. Tutto mi sarei aspettato nella vita tranne vedere un giorno Nicolai in Mondovisione. Ecco, Nicolai ha raggiunto un grande traguardo, lo scudetto. Però rimane un altro grande traguardo per Nicolai, il Messico. Che cosa darebbe questa sera? Che fetta dello scudetto sarebbe disposto a sacrificare per avere la certezza di andare in Messico? Beh, una fetta dello scudetto no, comunque darei il mio nome, Comunardo, che a me piace moltissimo. E come preferirebbe essere chiamato? Al posto di Comunardo? Ma Silvano. Silvano, va bene. Allora Silvano Comunardo andrà in Messico ai mondiali. Il riferimento era a Comunardo Nicolai, passato alla storia anche come uno specialista degli autogol, ma in realtà nella difesa del Cagliari in quella stagione non passò una spilla. C'è però la solita Juventus da tenere a bada. I bianconeri hanno lasciato gli ultimi scudetti a Milan e Fiorentina e puntano allo scontro diretto in casa per rovinare la festa ai sardi. In quel caso però prende il proscenio Concetto Lobello, il principe degli arbitri italiani, scuote una partita che il Cagliari sta conducendo verso il pareggio, prima assegnando un rigore più che dubbio ai bianconeri, poi facendo lo stesso per il 2-2 che Riva trasforma dal dischetto. Il campionato per i già citati mondiali in Messico finisce in anticipo nel 1970 e il 12 aprile, in uno stadio Amsicora stracolmo, la vittoria col Bari sancisce uno scudetto indimenticabile che fa impazzire tutta l'isola per un qualcosa di storico, forse irripetibile. Il Cagliari e la Sardegna campioni d'Italia, Gigi Riva capocannoniere. Un sogno a tinte rosso-blu. Di Riva si è detto tutto, abbiamo detto tutto. Non sappiamo mai se ammirare di più la bravura del campione o la dignità dell'uomo, la correttezza del professionista. Senta Riva, c'è un giocatore non presente, perché pensiamo che sarebbe fuori luogo, ma del passato, anche non italiano, che lei considera un traguardo, che lei considera come l'ideale del giocatore? Beh, avrei voluto dire Albertosi, dopo averlo visto mercoledì, quindi mi ha detto di escludere i presenti nella sua parte. Comunque no, del non passato. C'è mai stato. Non c'è mai stato. Sono stato da ragazzino tifoso dell'Inter e ammiravo il gioco di Skoglund e di Lorenzi, mi piacevano moltissimo. E senta, un'altra domanda. Abbiamo mai rischiato noi di perdere il Riva calciatore? Voglio dire, quando è nata in lei la vocazione del calciatore? Perché benissimo, c'è stato un giorno in cui lei ha deciso di giocare al calcio. Poteva benissimo, non so, dedicarsi a un'altra attività. Avremmo avuto un ottimo ingegnere minerario, un astronauta, uno scienziato, ma avremmo perso il cannoniere del calcio italiano.
C'è stato mai questo pericolo? Beh, no, c'è sempre stata la passione, almeno sin da quando ho incominciato a camminare. E non sapevo se potevo diventare un buon giocatore. No. Però la passione non è mai mancata. Non abbiamo rischiato. No. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!